un'indagine della Procura della Repubblica è stato accertato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso il Comitato Tecnico Amministrativo che le condizioni della struttura del liceo classico, quindi del convitto vecchio arredettico, non sono idonee per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, sia in condizioni durante il sisma, quindi c'è più basso della norma, ma anche in condizioni statiche. La provincia aveva comunque fatto degli accertamenti interni nel 2016-2017, non ricordo adesso per oggi. Il comitato ha contestato anche le risultanze di questi studi e pertanto ci è arrivata il provvedimento di sequestro preventivo della struttura. Ora appare difficile, se non rischioso, comunque per evitare la sicurezza e l'incolumità della salute pubblica, soprattutto dei ragazzi, degli insegnanti, di tutto il personale, poter rientrare in tempi brevi con la scuola. Quindi stiamo valutando di trovare soluzioni alternative da percorrere entro 7-10 giorni che possono riguardare gli edifici della De Jacobis, del Forti, del Pascalli e dell'Università. Ma in ogni caso ci siamo già attivati per realizzare una scuola provvisoria che servirà comunque alla collettività sia per le scuole superiori che per le scuole primarie, da realizzare in un sito all'interno del perimetro della città. Questa scuola prevediamo che sarà terminata appena dopo le vacanze di Natale. Appena il sito sarà individuato, inizieremo immediatamente, nel tempo di qualche giorno, i lavori. Abbiamo già contattato diverse ditte fornitrici di moduli provvisori certificati e quindi saranno installati quindi moduli non in maniera definitiva come in costruzione classica, ma con moduli provvisori, quelli che abbiamo già visto purtroppo durante gli eventi sismici. Ci dà qualche numero, Presidente, quanti ragazzi sono coinvolti, quanto personale? Alle classi di cui classi coinvolti, con il numero di aule senza gli spazi amministrativi sono 68. Per circa 1200 alunni. Tra questi, purtroppo, alunni del convitto che pernottano in quella struttura e quindi saranno spostati questa notte in albergo, ma comunque dovranno trovare una soluzione alternativa che stiamo adottando. Quindi la scuola sorgerà su un'area che occuperà almeno circa 4000 metri quadrati, questa nuova scuola. Quale potrebbe essere quest'area? Allora, al Vaglio ci sono diverse zone, una è nella Gammarana, ne stiamo vedendo un paio, stiamo capendo un paio sulla Gammarana, una vicino a Rozzi, quindi a Rezzano, l'altra a Villa Ripa, sono tre le zone che stiamo valutando. Ci sono diversi fattori e parametri che ci diranno quale di queste la più idonea, soprattutto dove è possibile e dove è impossibile farlo, anche per motivi tecnici, di sottoservizi, geologici e altri. Quindi adesso stiamo facendo una valutazione, ritengo che al massimo domani mattina, in una tarda mattinata, abbiamo concluso questa valutazione e quindi sapremo qual è il sito scelto. Quindi ci attiveremo subito nella giornata di domani pomeriggio, massimo lunedì, ad avviare tutte le procedure emergenziali per costruire questa nuova scuola. Domani che accadrà? Domattina avremo definitivamente capito quali sono gli spazi per garantire entro 7-10 giorni la prosecuzione delle attività didattiche, quindi in quali luoghi sposteremo i ragazzi del liceo e sapremo qual è il luogo dove sorgerà la nuova scuola. Quindi ricapitoliamo, scusa Presidente, nei prossimi 7-10 giorni i ragazzi non andranno a scuola perché bisogna sistemare la sede provvisoria. Dopodiché andranno a scuola lì. Sarà scelta, dovrà essere posta al vaglio dei requisiti tecnici, dovrà essere comunque adeguata, arredata, quindi è impensabile poterlo farlo in qualche giorno perché se dovessimo procedere celermente, probabilmente nel corso della prossima settimana, quindi tra lunedì e venerdì, avremo terminato la predisposizione di questi spazi e quindi sposteremo 1200 alunni, sicuramente in diversi siti, non in uno solo. E nella stessa giornata di domani procederemo alla scelta del sito dove fare la nuova scuola. Contando che diversi ragazzi vengono con i mezzi, state pensando? Stiamo pensando, in base al luogo, poi di fare un momento, diciamo, nel breve termine del bus navetta e poi a lungo termine di parlare con Tua, che tra l'altro avevamo già per la prossima settimana un incontro per il quale modificare un po' gli orari per riorganizzare
il giro. Per quanto riguarda l'edificio, il classico e il conflitto che succede? Allora, sul classico avevamo già fatto un finanziamento di 20 milioni che la vecchia, diciamo, amministrazione provinciale aveva delegato a Invitalia, quindi noi avevamo perso la gestione di questa ristrutturazione. Chiederemo contestualmente la remissione della nostra gestione, quindi l'accelerazione delle procedure di riparazione, perché comprendete bene che oltre a essere l'edificio storico della città, il quale abbiamo festeggiato il 90° qualche giorno fa, il 3 settembre, è un edificio che comunque ha, insiste al centro della città, ma che ospita 1200 alunni, quindi non possiamo pensare di tardare neanche un giorno poter essere comunque ristrutturato. Presidente, ma un fulmine al ciel sereno, ma si poteva prevedere questa cosa? Penso di sì. Ci sarebbero dei commenti da fare intorno a questa vicenda. Siccome i commenti non posso farli perché sono strettamente legati alle indagini, capite che i commenti potrebbero in qualche modo andare adesso in questa fase a essere poco opportuni. Di natura politica? Non solo. Però le famiglie, dire qualcosa alle famiglie? Perché... Sì, le famiglie purtroppo, chiediamo scusa, no, perché di fatto la provincia è non è attrice ma una parte parzialmente lesa. Chi dovrebbe chiedere scusa? Probabilmente chi ha posto firme su determinati documenti. Presidente, in questo momento gli studenti sono andati a scuola in una scuola non sicura? Sì, quando diciamo le carte, la scuola non è sicura, ad oggi, perché dal nostro documento lo era. Non è sicura, quindi, perché diciamo, questo documento contesta le analisi che la provincia aveva fatto. Quindi questo è il nodo. Questo è il nodo. Quindi era sufficiente di vulnerabilità sismica, sì, che era stato certificato. Sì, ma anche condizioni statiche aggiunge la provincia. Quindi va a contestare. Ma quei lavori non erano stati collaudati? Allora, non c'erano lavori, c'era stato uno studio che aveva dato risultato. Questo comitato contesta questo risultato. Ma il comitato che contesta, quindi... Sì. Okay. Ma davanti di più non posso dire.